Trova un posto comodo, dove puoi stare tranquillo per qualche istante. Lascia che si chiudano gli occhi. Inizia a concentrare la tua attenzione all'interno di te. Concedi alla tua mente la possibilità di ascoltare quelle parti di te che hanno bisogno di stare più comode e rilassate. Ascolterai dei concetti e proverai degli stati di coscienza che ti aiuteranno a stare bene. Ci sono alcune cose su cui puoi portare la tua attenzione, concentrarti, sentirti più comodo. Ogni respiro che fai ti permette di essere più rilassato e disteso. Assapora il piacere di non pensare, analizzare. E questo significa che poco a poco potrai distenderti. La mente diventa più libera, tanto quanto il tuo corpo è più comodo. Puoi renderti conto di quanto sofisticata sia la tua mente. Puoi provare esperienze e sentimenti equilibrati. Ma esistono diversi livelli di coscienza e alcune delle sensazioni più significative e importanti si trovano a livelli più profondi. Puoi chiamare questa parte di te inconscia. Questa risorsa apprende e fa sue nuove realtà interiori, nuove possibilità. Ed in questa realtà puoi scoprire e conoscere le tue capacità, le cose possono cambiare, la tua vita può migliorare. Questa parte di te vuole stare bene e può sentirsi bene, provando qualcosa di diverso. Prendi un istante per lasciare che si crei nella tua mente un'immagine di come la vita può essere. Quando ti senti soddisfatto, un'immagine precisa. Se questa visione non è chiara, non è importante. Non sforzarti. Lascia semplicemente che questa immagine
si crei naturalmente dentro di te. È una possibilità che ti sostiene, che ti guida a fare qualcosa di positivo, che può rendere possibile e realizzabile quello che desideri. Stai scoprendo che il desiderio ti mantiene attivo. Questa è la forza di avere una visione, la capacità di andare oltre i tuoi limiti. Sviluppare nuove abilità. Per fare quello che ti fa stare bene. C'è una metafora molto utilizzata per parlare della mente inconscia. Puoi pensarla come un terreno da coltivare e attraverso l'ipnosi seminare nuovi pensieri positivi. Modificando il progetto della tua visione. Puoi coltivare il tuo senso di apertura. La realtà può migliorare e cambiare. Stai imparando a fare le cose attivamente, creando possibilità per un buon raccolto. Posso prevedere che ci saranno delle esperienze importanti che ti coinvolgeranno e che avranno un profondo valore. Incontrerai piacevolmente delle persone che avranno un'influenza positiva. Si prenderanno cura di te. Diventeranno tuoi amici. Miglioreranno la qualità della tua vita. Il futuro non si è ancora rivelato. Adesso puoi scegliere il tuo percorso e andare con fiducia nel futuro. La speranza e l'ottimismo sono i sentimenti che puoi provare, la profonda consapevolezza che adesso puoi scegliere e puoi prendere le decisioni migliori per il tuo benessere. La tua attenzione si indirizza verso le possibilità che sono più in linea con la tua visione della vita.
puoi coltivare queste gemme di ottimismo che stai lasciando crescere e prendi il tempo che ti serve per assimilare e far tue queste idee, integrandole a livello profondo. Puoi provare, il piacere di non pensare, esperienze, analizzare, e sentimenti, apprende, equilibrati, e fa sue, le cose, nuove realtà interiori possono cambiare, nuove possibilità, prendere le decisioni migliori. Puoi provare le decisioni migliori. Adesso preparati ad uscire dall'ipnosi, portando la tua attenzione all'esterno. Risvegliandoti lentamente e sentimenti assapora, e quando sarai pronto puoi riorientarti completamente. Lasciando aprire gli occhi, portando con te le sensazioni piacevoli. Comodo e rilassato. Positivo. Il futuro è tuo.